Ciao e bentornato sul mio canale. Io sono Pietro Costanzo. Ogni settimana qui su YouTube porto argomenti e personaggi curiosi attraverso le mie interviste. Ma cosa bisogna fare qualora la tua auto ibrida oppure elettrica, il tuo monopattino, la tua e-bike dovesse andare a fuoco? Ce ne parla Nicolo Agresta, che è un vigile del fuoco di Roma. Innanzitutto bisogna sapere che la stragrande maggioranza dei veicoli di questo tipo, se non quasi tutti credo, per legge deve avere quello che si chiama stacco batteria, cioè è letteralmente in teoria una leva, uno switch diciamo così, che isola completamente il pacco batterie da tutto il resto. Chi possiede questo tipo di veicoli è bene che sappia dov'è questo stacco batteria, perché almeno se succede qualcosa, certo, la va a isolare. Perché hanno studiato che tendenzialmente questo tipo di batterie sono così costruite bene che non sono in realtà le prime a bruciare, non è che bruciano subito, brucia tutto il resto dell'automobile prima di arrivare alle batterie, però quando prendono esse è un bel problema, perché siccome parliamo comunque di metalli pesanti, l'acqua molto spesso non è efficace in questi casi. C'è un video che ho visto online di pompieri europei che si sono trovati a spegnere una Tesla e hanno utilizzato tantissima acqua per domare l'incendio di questa Tesla che è andata a fuoco a seguito di un incidente stradale. Addirittura avevano preso le batterie, da quello che posso ricordare, da quello che ho capito, perché il video non era italiano, né tantomeno in inglese, avevano preso queste batterie e le avevano immerse in una vasca e la reazione chimica andava comunque avanti, facevano fatica a controllarla. Quindi posso dirti, come ho detto, che il Corpo Nazionale si sta aggiornando per questo tipo di interventi, ma comunque avere l'accortezza ciascuno di noi, per chi possiede questo tipo di veicoli, nel sapere come funziona il proprio veicolo, cioè dove sono messe le batterie. Certo. E dove sono collegate. Quindi diciamo che se dovesse capitare, non so, di fare un incidente e per qualche motivo la tua auto, il tuo monopattino, insomma qualcosa che ha una batteria elettrica attaccata, incomincia a prendere fuoco, bisogna cercare di isolare il pacco batterie dal resto, giusto? Sì. Questo stacco batteria in teoria è fatto apposta. O comunque, per dirti, se magari non sai isolarlo, non sai fare niente, comunicarlo. Certo. Perché comunque anche nell'avere il numero unico dell'emergenza, il 112 su tutto il territorio, quando si prende un intervento, l'operatore di sala operativa deve prendere le informazioni. Quindi se io sto chiamando i pompieri, sto dicendo guarda ho fatto un incidente, io ho una Yaris ibrida, certo, vale qualsiasi altro tipo di mezzo. Potrebbe essere la Tesla che è totalmente elettrica. Sì, io ho una Tesla, guardate la Tesla ha lo stacco batterie nella parte posteriore di destra o di sinistra, o non ce l'ha, o forse è nascosto, o le batterie sono fatte così. Insomma, più informazioni si danno, meglio è. Ti ricordo che le interviste che ho fatto a Nicolo Agresta fanno parte ovviamente di un insieme. Sì, perché ad esempio qui in descrizione puoi trovare altri video correlati, come ad esempio i vigili del fuoco hanno paura? Quanto lavorano i vigili del fuoco? Che tipo di strumentazione hanno sui loro mezzi? Quanto pesano i loro indumenti? Tantissimo, già te lo dico, tantissimo. Piccolo spoiler, trovi il link qui in descrizione. Noi quando facciamo un intervento in cui c'è una macchina incidentata coinvolta, una delle cose che facciamo, se non delle prime cose, o comunque una cosa da fare che facciamo sempre, è staccare la batteria, anche quella dei piccoli servizi, perché non sapendo le condizioni della batteria stessa a seguito del suddetto incidente, e noi dobbiamo metterci nelle condizioni che non ci sia un corto, che non ci sia una fiammata improvvisa dovuta a una fuoriuscita di liquido. Certo. Quindi questo principio nostro nel soccorso, che vale sulle macchine normali, amplificato sulle auto ibride, le auto elettriche, lo rende ancora più complesso e articolato, perché lì non parliamo di una batteria piccola, grossa quanto un computer, ma parliamo di batterie grosse. Sì, certo, io ho parlato prima anche di monopattini o mi vengono in mente le e-bike, però ovviamente il rischio legato ad un'auto che ha un pacco batteria molto più grande è sicuramente diverso rispetto ad un monopattino e ad una e-bike, può essere, perché poi anche le bike può prendere fuoco, così come il monopattino. Allora, io ho visto poi video di monopattini e biciclette elettriche che hanno cominciato a prendere fuoco con le batterie, ho notato per esempio che questo tipo di mezzi non fanno una fiammata, per dirti. Quando brucia un monopattino o una bicicletta, da quello che ho visto io, non c'è assolutamente una fiamma, ma sprigiona tantissimo fumo, ma proprio tanto. Ok. C'è stato un video una volta che che ho visto sempre online, no, tra tutti quelli che girano, di questo signore che stava eventualmente nella sua casa,
il monopattino che aveva in casa comincia a fumare. Lui ha la prontezza, perché parliamo proprio di 10 secondi, ma neanche. Certo. Lui ha avuto la prontezza di prenderlo e portarlo fuori. Eh certo, giusto. Perché in quei pochissimi secondi in cui non ha fatto questo gesto, già la stanza si stava saturando di fumo. Quindi era molto pericoloso. Quindi sì, tocca comunque prestarci attenzione, ecco. Io ci tengo anche a dire una cosa, perché allora nel mio lavoro nella mia divulgazione, se così la possiamo definire, sui social network, sì, io infatti cerco sempre di sensibilizzare le persone nella prevenzione di certe cose. Cioè, se tu utilizzi uno strumento che ha questo tipo di componenti, cerca quantomeno di conoscere come funziona. Certo, è vero, sono d'accordo. Così da non essere colto impreparato. Assolutamente. Spesso le persone poi vengono colte impreparate perché semplicemente queste cose non le conoscono, perché non sanno che una batteria potrebbe esplodere, fare corto, andare a fuoco. Certo. E quindi non ci pensano. Certo, certo. Mentre essere preparati su un certo argomento aiuta tantissimo a non solo a prevenire, ma poi in caso succeda qualcosa a risolvere tutto nella maniera più semplice possibile. Senti, hai qualche altro consiglio in merito sempre a batterie? Cioè, oltre a staccare questo pacco batterie, ci sarebbe qualcosa che si può fare nell'immediato, oppure è meglio chiamare il 112, cioè il numero unico? No, in quel caso si chiama subito il 112. Ok. Cioè, se si vede qualcosa di anomalo, 112, dare tutte le informazioni e poi, se lo si conosce, isolare il pacco batterie. Sì, no. A meno che una persona non conosce proprio benissimo la propria automobile e magari ritiene di non doverlo chiamare, certo. Ma io consiglio sempre comunque, se c'è qualcosa che non torna, se c'è una puzza di bruciato. Eh certo. Se senti una scintilla, una sfiammata, si chiama il 112, i pompieri arrivano, fanno quello che devono fare. Magari non fanno niente, magari il caposquadra dice qui non c'è niente da fare, ma te lo dice il caposquadra, capito? Ti dice lui se deve chiamare un altro ente, se devi chiamare qualcun altro, se devi semplicemente portare la macchina dal meccanico. Insomma, nel dubbio si chiama. Senti, e cosa ne pensi di portarsi sempre un piccolo estintore nell'auto? Beh, quello sì, quello è già qualcosa. Quello è assolutamente già qualcosa. Certo, magari se parte un grosso incendio farà poca differenza, però è sempre meglio che non averlo. Mi raccomando, se ti è piaciuto questo video ricordati di mettere un bel like, così diciamo a YouTube che i miei contenuti, che i miei video sono di valore, sono di qualità, piacciono, e di conseguenza lui li proporrà a sempre più persone. E quindi insomma mi date anche una mano a far crescere il mio canale. E a proposito di questo, se ti va, iscriviti al canale. Ovviamente se ti piacciono i contenuti, le interviste, gli argomenti che ogni settimana porto e che insieme a te io imparo e conosco e apprendo, perché insomma la curiosità è una cosa fondamentale. Io sono una persona curiosa, e se anche tu sei una persona curiosa come me, allora beh, insomma, iscriviti al canale, così lo facciamo crescere. Inoltre, se vuoi far parte della mia community, qui in descrizione trovi il link al mio canale Telegram, si chiama Pietro Costanzo. Il canale Telegram ti permette di entrare un po' nel mio mondo, cioè nel backstage di Talk Stories e di tutto quello che è il mondo legato alla produzione dei video che pubblico qui su YouTube. Quindi non so, ti faccio vedere un po' gli spoiler, le anteprime, anche le varie attrezzature quando insomma arriva qualcosa di nuovo e di interessante. Tutto questo lo trovi all'interno di Telegram, che trovi qui in descrizione. Se poi questo video ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, beh allora condividilo attraverso WhatsApp, Telegram, insomma spamma. Noi ci rivediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!